Ben ritrovati nella House of Boxing. Nel video tutorial di oggi andiamo a vedere come portare il gancio destro. Quindi iniziamo a scaldarci, pronti e iniziamo subito dopo la sigla. Eccoci pronti allora per iniziare, ragazzi. E oggi andiamo a vedere un pochino come è la meccanica per portare un buon gancio destro. Prima di iniziare, lasciatemi come sempre precisare una cosa importante: i video tutorial che riportiamo in questo canale servono appunto per condividere la nostra passione per il pugilato. E come vi dico sempre, e ci tengo particolarmente, un consiglio che do è sempre quello di ascoltare comunque i vostri coach di riferimento, i coach che vi seguono in palestra, perché loro vi vedono tutti i giorni, sanno come siete, sanno quali sono i valori che i lavori che vi servono a voi principalmente. Quindi un consiglio mio è quello sempre di ascoltare i vostri coach. Chiaro che ci fa sempre piacere che questi video vengano seguiti sempre di più, e vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale della House of Boxing. Detto questo, ragazzi, iniziamo allora a parlare del gancio destro. Partiamo come sempre dalla nostra posizione di guardia, ok? Gancio destro, ovviamente colpo con la mano dietro per i mancini, gancio sinistro, la traiettoria è identica. Adesso ne parliamo. Allora, mi metto qui davanti così si vede bene. Mettiamoci nella nostra posizione di guardia, ok? Gancio destro. Allora, la traiettoria del gancio ovviamente è colpo circolare. A mio avviso, ragazzi, è un mio pensiero, quindi prendetelo e buttatelo via subito se volete. Il gancio destro è uno dei colpi più difficili da portare nel pugilato, per un motivo particolarmente, perché la traiettoria che deve fare il gancio destro è molto più lunga per arrivare a bersaglio, ok? Rispetto al gancio sinistro, che è il braccio avanti, ok? Arriva a bersaglio molto più facilmente, molto più velocemente. Il gancio destro invece deve fare un po' più di strada. Allora, la meccanica del colpo, ragazzi, il discorso è sempre lo stesso per tutti i colpi del pugilato, ok? Tacco punta. È come trasferire il peso da una gamba all'altra. Ripeto costantemente, sempre, che il pugilato si fa trasferendo il peso da una gamba all'altra. Se non riusciamo a gestire il peso del nostro corpo, non possiamo fare pugilato, ok? Tallone dietro alzato, ok? Abbassiamo un pochetto la gamba, non buttiamo giù tutto il tallone, ok? Lo teniamo sempre leggermente alzato in modo da avere il polpaccio sempre reattivo, ok? Vediamolo così, adesso solo la meccanica a livello scolastico. Quindi tallone dietro leggermente alzato, mettiamo peso un pochino sulla gamba. Il bacino è sempre, ripeto, in anticipo rispetto alla spalla, ok? È questo quello che conta. Una volta spinto, ok, con la punta dei piedi, con questo piccolo movimento qua, il bacino lo dobbiamo ruotare ed è sempre in anticipo rispetto alla spalla. Quando il bacino è arrivato quasi a fine corsa, cioè lo andiamo a bloccare sull'altra gamba, ok, allora poi posso far uscire il braccio. Andiamo a vederlo un po' più vicino, ok? Dalla punta dei piedi sotto, momento in cui io giro il bacino, qui dobbiamo aprire un po' il gancio destro. Perché abbiamo detto che è il colpo un po' più difficile? Perché il gancio destro, se portato in linea con il nostro avversario, è un colpo che uno ci mette di più tempo ad arrivare, due fatto, adesso dopo lo guardiamo comunque, portato in linea, in asse di combattimento in linea, è molto rischioso perché allarghiamo tanto il braccio e questo ci costringe a allargare appunto la nostra guardia. Il bacino lo dobbiamo spingere fino a quando lo blocchiamo sull'altra gamba. L'altra gamba, ragazzi, l'altro piede è importante, non avere la punta del piede che va all'esterno, soprattutto su questo colpo qua, perché non riusciamo poi a bloccare, a trasferire la forza agli arti superiori attraverso gli addominali, ok? Perché se noi teniamo la punta del piede esterna, la forza ci scappa via. Quindi importante in questo passaggio qui del gancio,
quando trasferiamo, quando giriamo il bacino, avere la punta del piede che sta avanti girata leggermente verso l'interno. Questo è molto importante, ok? Avanti, ora vediamo come si comportano le braccia, ragazzi. In asse di combattimento, in linea, ok? Frontali. Una volta che abbiamo girato il bacino, prima che arrivi a fine corsa, mentre sta correndo il bacino, allarghiamo il braccio e lo facciamo uscire. Cosa molto molto importante, non partiamo col gancio da qua perché non serve a nulla. La cosa che ci serve la stiamo già facendo con il bacino e con le gambe, ok? Quindi solo questo, ok? Questo gancio qua è fatto a livello scolastico, per quanto riguarda la meccanica, ok? Pulizia perfetta, in equilibrio perfetto, giriamo, boom, 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 e boom, boom, boom. L'altra mano va tenuta sempre in guardia, ci fermiamo lì dritti, non andiamo oltre, ok? Come partiamo? L'asse di combattimento deve essere lì, ferma, dritta, là. Ok, là il gomito, molto importante, un'altra cosa, ragazzi, non lo portiamo così, quando portiamo il gancio destro, altrimenti la forza la concentriamo qui e la buttiamo in su. Deve seguire una linea continua il colpo. Come parte? Deve seguire una linea continua. Non strappiamo i colpi buttando il peso col gomito in aria, ok? Perché sennò perde la traiettoria che noi mettiamo. Prima di arrivare a bersaglio, perde di velocità e perde di forza. Importante è la traiettoria e la corsa che deve fare il colpo e la partenza che deve avere. Poi, se arrivate col pollice in giù, col pollice su, col pollice all'interno, quello aggiustatelo voi, vedetelo voi. Parliamo della meccanica, ok? Ripeto, ragazzi, allora di gancio destro ne esistono diversi tipi. Come tutto, chiaramente, tutti i colpi del pugilato sono diretti, ganci montanti. Poi le combinazioni possono essere infinite e anche la modalità di come tirare i colpi possono essere più o meno diverse, ok? Adesso andiamo a vedere qui a sacco come portare il gancio destro così a livello scolastico, senza andare troppo nel dettaglio, ok? Adesso ci mettiamo a sacco e lo proviamo a sacco, provando ad andare a bersaglio con il colpo, ok? La prima cosa che vediamo, ragazzi, è appunto la traiettoria del colpo. Il gancio destro ha più strada da percorrere, ok, per arrivare al bersaglio chiaramente rispetto al gancio sinistro. Busto, baricentro, bello stabile, ragazzi. Quindi da questa posizione qua, tallone dentro alzato, piede avanti messo bene, lì giro e basta, facile, ok? Boom. Cominciate poi a metterci un po' di movimento. Boom, boom. Provate adesso esercizio a mettere il gancio destro su queste tre schivate, sempre però in linea. Proviamo prima la schivata sotto e colpisco, la schivata dietro e colpisco, la schivata fuori e colpisco. Cosa cambia in queste tre schivate? Vediamolo velocemente. Allora, quando schivo sotto devo fare un bel cerchio. Andate a vedere il video delle schivate, ragazzi. Un bel cerchio. Adesso, quando ho fatto la schivata sotto, finisco col peso più qua, più sulla gamba dietro, chiaramente. E qua adesso ho tanto da spingere. Boom! Quando faccio questo tipo di schivata sotto, qui il tallone posso anche appoggiarlo adesso, Ok? Però alzo il tallone avanti. E da qua adesso attacco il tallone abbassato qua, tallone alzato là e cambio lì. Ok? Quindi schivo sotto, abbasso, alzo il tallone avanti e giro. Questo per quanto la schivata sotto e la risposta col gancio. Quando schiviamo dietro e ritorniamo col gancio destro, tallone alzato dietro, mi sposto dietro. La gamba avanti la stendiamo quasi completamente, non completamente, quasi. Deve sempre essere un pochino flessa la gamba. Alzo il tallone avanti, qua sono carico e boom! La schivata fuori. Possiamo farla in due modi. Uno
o solo col busto e torno, ok? Anche qui i piedi si comportano nello stesso modo. Schivo, alzo talone avanti, abbasso dietro, carico la gamba e boom, poi posso sparare. Oppure lo facciamo con un piccolo semi spostamento. Lì e dietro, ok? Andiamo a vedere ragazzi adesso una piccola variante, come colpire con il gancio destro in modo così più sicuro. Per riuscire a portarlo, uno dei modi ragazzi, ripeto, per riuscire a portarlo in modo più sicuro è quello di cambiare asse di combattimento, ok? Da una linea centrale mi sposto un pochetto in rotazione e da qua cosa cambia? Cambia la traiettoria, cambia tutto perché il mio avversario è sempre messo dritto in linea. Da qua io giro e entro dritto completo, ok? E entro anche molto più forte, con molta più forza. Che cosa cambia allora? Se siamo in linea frontale, il gancio destro, se lo portiamo frontalmente, la traiettoria del colpo arriva di lato, ok? Arriva da questo lato qua, ok? Quindi da questa parte qua, se qui c'è il viso del mio avversario, arriva sulla sua guancia sinistra, sul suo mento sinistro, sulla parte sinistra, ok? Quindi vi girerà la faccia da questo lato qua. Se noi invece riusciamo a cambiare asse di combattimento, metterci in una posizione di vantaggio con una piccola rotazione, cosa cambia? Che il gancio destro adesso da questa posizione entra dritto, entra nella guardia, ok? Entra come se fosse un diretto. Boom! Il diretto entra nella guardia in linea, ok? Il gancio destro in linea va a colpire la parte sinistra del mento. Se io faccio una piccola rotazione con il gancio sinistro, il gancio destro in questa situazione qui entra con la stessa traiettoria del diretto destro. Chiaramente però il mio colpo sarà un gancio destro, quindi ancora più corsa, ancora più forza. Però entra sempre nella guardia, all'interno della guardia, in modo dritto rispetto al nostro avversario, ok? Molto bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Grazie a tutti, vi ricordo di iscrivervi al canale della House of Boxing se vi piacciono i nostri contenuti. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Coach Fabian, House of Boxing.